Undici tra terza. My character is Kyle Robertson, and he is kind of coming to the end of his young adult stage in life. Kyle è un personaggio che della coppia è sicuramente la parte più razionale. Anche lui è un patito di sport estremi, essendo uno spericolato di fondo. Durante il film viene fuori questo suo lato anche un po' di padre di famiglia. He has tried throughout his younger life to make a career of kind of active outdoor sports like free running, downhill mountain biking, base jumping, anything that he can find, because he has that kind of extreme mentality. È una passione, ma è anche ovviamente un bisogno. Entrambi hanno a un certo punto della storia bisogno di soldi. Lui vedrà, nella speranza di vincere questi 250.000 dollari, la possibilità di sistemare tutto, ignorando che forse questo potrebbe addirittura peggiorare le cose. It's not just the money, it's also the fact that if he can support his family doing the thing that he wants to do, if he can be the main breadwinner, then he has won. That's him winning in life. Kyle ovviamente vuole bene a sua figlia e a sua moglie, ma è come se fosse sempre concentrato su qualcos'altro, è come se fosse ossessionato, dipendente dai like, dalle views e dalla possibilità di assicurarsi un futuro anche per la propria famiglia attraverso questo tipo di attività. Max spinge molto su perché Kyle accetti la sfida del Black Babylon. I soldi sono il miele che attira sia Kyle che Max in questa trappola. Avete sentito? Mandate subito qualcuno!